Penso che venendo qui a Mirati siamo già accorti di qualche piccolo cambiamento. Se voi vedete la scarpata, non era così. Oggi vedete Ave Maria e poi Madonna delle Grazie. Lunedì mattina andremo a prendere proprio le piantine per metterla su Ave Maria, poi saranno femmine italiane. E poi se vi affacciate dietro, e qui lasciatemi ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, da Michele Valto con i mezzi, noi abbiamo pagato il minimo, cioè il gasolio, però una ditta che mette mezzi, persone, oltre alle nostre persone, i volontari di Pagliarati non ne troverete in tutto il mondo, ve lo dico io, perché hanno una carica che tante volte caricano anche me, nonostante io le ringrazio, però più che un ringraziamento voglio portare i loro desideri proprio ai piedi della Madonna delle Grazie, perché è lei che ci sta guidando ed è lei che deve sempre vigilare su questi suoi figli. Abbiamo sbancato, abbiamo ricevuto dal comune il terreno e quindi tra ieri e oggi se ne è fatta di lavoro. Comunque affacciatevi dietro, addirittura hanno messo anche il visto per poter cominciare al più presto i lavori dei bagni. È una cosa necessaria, specialmente durante la novena, e quindi abbiamo pensato di cominciare prima ancora della sacrestia, vedete? Ma queste cose più urgenti. Adesso per esempio Madonna delle Grazie saranno tutte piene di fiori, in modo che diventa anche una cosa molto gentile, no? La pietra, il fiore, che si uniscono insieme in una roccia e una gentilezza di cuore. E c'è qualcuno che vuole venire incontro, io ho già detto la messa delle 18, tra ieri e oggi, tanto perché a me non piace fare, abbiamo speso sulle 600-700 euro di gasolio, perché addirittura il pranzo non solo se lo sono pagati loro, ma hanno portato per stare insieme in allegria ogni cosa. Ecco, dovrei ringraziare un po' tutti, da Bidò e Bartalotta, Bartalotta A che cominciano io e Bartalotta B, perché ecco, sono signor Nino, ci sono un po' questa legname, è inutile che ve le ripeto, le conoscete, e sono veramente encomiabili su ogni fronte. Che volete? Abbiamo iniziato. Non abbiamo una lira. Noi confidiamo nella provvidenza. L'anno scorso abbiamo iniziato, vedete come lo abbiamo. Non vi preoccupate, io non mi preoccupo. Ma sapete perché? Perché io ho sempre creduto che al di sopra di noi c'è lei che ci viene. E allora aspettiamo con calma. Se uno dice un mattone lo voglio dare anch'io, lo faccio benevolmente e generosamente. Anche una piccola goccia dice forma l'oceano. No, non è che dobbiamo fare l'oceano, un piccolo laghetto, quanto per uscire fuori dalle spese. Comunque l'importante è che veramente questa forza che la Madonna sprigiona in tutti noi, perché è lei che ci attira, io come attiramento farmi con voi, il fatto già che questa sera alle 18, cambiando alle 19, cambiando
segno che veramente prima lei vuole bene a noi e poi anche noi rispondiamo con altrettanto bene. Ricordatevi, Madonna delle grazie. E ce n'è tanti da dispensare per ognuno di noi.